Stasera sono solo. Buonasera a tutti, gente. Ciao Carlos, da Rio de Janeiro. Ciao Silvano, ciao Luigi. Ragazzi, buonasera a tutti. Direttina, riassuntiva di tutto quello che è successo. Stasera vi pubblico anche qualche fotografia che ho fatto. Credetemi, non ho avuto tempo. Tra negozio, che sapete che sto combinando il negozio, e tutti sti casini qua, mastrolivi qua, la confusione, e quello che si è creato, andare a mangiare fuori, credetemi, è stato un casino. Sono stato pure assente nel gruppo, non ho letto niente, vi chiedo scusa, non ho letto il proprio, sono stato assentissimo, ma tutto, ragazzi, sono da solo, non riesco a farlo. Detto questo, mi sembra vuoto questo bagno senza il mastro. È stata una bella emozione averlo qua, condividere quella serata con Adornetto, Antonio Lombardo, c'era pure Cosimo che è venuto da Lampedusa. Ragazzi, è stata una bella serata in famiglia. Bella, bella, bella. Ciao Mirko, quindi credetemi, l'emozione tanta, 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 tanta. Ciao Marghe De Fazio, stasera uso il tuo pennello, caro mio. Tanta roba, eh? Stasera me la godo. Detto questo, ragazzuoli, che dirvi? Giornata, o perlomeno ieri, è stata una giornata bellissima. Ho avuto ancora di più modo di apprezzare il MAS, già lo conoscevo da 9 giorni che sono stato ospite a casa sua. Diciamo, tra parentesi, non gli ho ritornato il favore perché è una cosa brutta. Ho cercato di trattarlo per come sono stato trattato da lui, cioè in famiglia. Penso che l'abbiate capito, perché questa persona nutre dei sentimenti nei miei confronti, altrettanto io. E quindi è una bella, 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 bella cosa. Detto questo, stasera dirò la frase Luci maestro, ma il maestro è a casa sua a Perugia, per i cavoli suoi. Giuseppe Savoca, ciao Peppino. Quindi stasera farò Luci maestro, ma il maestro non c'è, è a casa sua. E va bene. Luci maestro. Detto questo, sbarbata, stasera ci dobbiamo sbarbare. Come vi dico, incominciamo a fare la direttina. Guardate qua il taglio che mi ha fatto quel rasoio. Io l'avevo capito che quel rasoio era troppo esagerato, ragazzi. Credetemi, innanzitutto quel rasoio era di una bellezza incredibile. Michele Giuliano, ciao carissimo, ci dobbiamo sentire, non ho il telefono, ho bisogno di te. E appena che ho 2 minuti dobbiamo sentirci. E lo sentivo, ragazzi, che era di un tagliente incredibile. Quasi ingestibile se non ingestibile. Ho provato in più modi di fargli addolcire la lama, ma credetemi, aveva fatto un qualcosa di assurdo. Infatti, appena che mi sono distratto un attimo, mi sono fatto questa linea qua. Sarà stata l'emozione, ma credetemi, in diretta l'ho detto più volte: Mastro, sto rasoio taglia troppo. Ragazzi, credetemi, era indegno, indegno di come tagliava, una cosa mostruosa. Allora, ragazzi, voglio fare due precisazioni perché, essendo che non sono stato nel gruppo e sono l'unico che guardo i post e quello che dice, tante persone che hanno delle attività, senza chiedermi nessun permesso, hanno pubblicato post dei loro prodotti, delle loro vendite. Gradirei una cosa, che innanzitutto queste persone, chiunque essa sia, essendo che questo è un gruppo familiare libero, chiunque può pubblicare la qualsiasi cosa. Però, uno che mi chieda. Ciao Giuseppe, buongiorno, e io gli dico buongiorno. Potrei pubblicare i miei prodotti per cortesia? Sì. Le regole del gruppo sono che chiunque produttore di qualsiasi cosa inerente a questo mondo, ovvio non un autolavaggio, voglia vendere i suoi prodotti, avrà il suo spazio come ce l'hanno tutti, ma deve lasciare un codice sconto per le persone del gruppo, se no nel mio gruppo non si vende nulla. Ciao Rocco, ciao Rino, grande persona, Rinuzzo l'ho conosciuto oggi, ragazzi, persona eccezionale. Altra precisazione che voglio fare, che ci tengo tantissimo, tantissimo, tantissimo. Non è un rimprovero perché non rimprovero a nessuno, mi permetto solo di rimproverare a mio figlio. Ho visto che c'è stata una compravendita fatta di un Populus che l'ha fatta Yared. Allora ragazzi, una cosa che a me mi fa incazzare da morire è il flippare la roba. Io spero che non succeda mai più. Che in questo gruppo, essendo che siamo famiglia, si flippi qualcosa. Se un qualcosa viene comprata 30 euro, anche se non è usata, anche se non è usata, si vende di meno. I posti dove flippare la roba, i mercatini ci sono, se ve lo permettono negli altri posti. In casa mia il flippamento non esiste, qua siamo una famiglia. Se io compro un rasoio di 50, di 60 euro e mi faccio una barba, io lo vendo 10 euro in meno.
Quindi sta cosa mi è dispiaciuta tantissimo, purtroppo non l'ho potuta gestire subito al momento perché non mi piacciono queste cose. Quindi spero che non succeda mai più perché ragazzi mi incazzo come Hitler, cioè queste cose io non le accetto completamente. Il flippare la roba in questo gruppo no, noi non siamo un mercatino. Ovviamente vi permetto di vendere la roba fra di noi perché ci conosciamo tutti, e bene o male a tutti vi sento al telefono, so chi siete e chi non siete, quindi mi fa piacere che fra di noi ci scambiamo le cose che ci scimmiano, perché so dall'altra parte c'è una persona corretta, però flippare la roba, ragazzi, mi incazzo come una bestia, non esiste proprio, quindi non deve succedere mai più, perché poi faccio finta che non vi conosco. Questo che sia chiaro, anche per mio fratello, non esistono, diciamo, margini di come si dice, di bontà per nessuno. Quindi spero che sia chiaro il tutto. Fatta questa parentesi, ragazzi, come vi ho detto, il mastro accanto non ce l'ho, mi dispiace, mi sento vuoto, che quest'ora me lo sarei abbracciato, due bacetti. Ragazzi, persona meravigliosa, persona che ogni volta che mi guarda negli occhi mi emoziono e lui si emoziona. Quindi un grande, grande, grande affetto reciproco. Forse, ragazzi, nella vita è un colpo di culo. Ciao Gianni. Ciao Bea. E ragazzi, secondo me le persone belle nel cammino si incontrano da sole, senza nessun giro e chiacchiere di parole. Detto questo, ragazzi, mi manca. Ma tanto ci siamo ripromessi che ora riscende, salgo io. Dobbiamo stare noi vicini vicini, come ci facevano quelli in televisione. Grande uomo, ragazzi, grande uomo. Nel mio piccolo ho cercato di farlo sentire, spero, lui mi ha confermato che è stato bene, spero che sia la verità, che si sia sentito in famiglia. Ciao Massimo, si sei sentito in famiglia per come mi sono sentito io a casa sua. Io ho fatto il possibile, gliel'ho pure detto per telefono, perché voi sapete, vi dico tutto. Gli ho detto, se ho peccato in qualcosa, perdonami, ma non l'ho fatto per male. Ho fatto il possibile senza strafare. Farti capire come vivo io a casa mia, come si vive e come si sta a casa mia, col mio modo di fare, che ti possa piacere, che non ti possa piacere. A come mi ha detto, ragazzi, si è trovato veramente bene. Questa è una mia soddisfazione. Stasera cosa proviamo? Abbiamo delle chicche, ragazzi, quindi vi voglio belli attivi, perché stasera provo delle cose particolari, molto particolari. Allora, innanzitutto, stasera usiamo Gillette, di quello che si apre a farfalla, Justable Vintage, che me l'ha prestata Antonio Lombardo per farmi capire che vuol dire questi rasoi che hanno una dolcezza incredibile. Visto, ciao Angioletto Montagna, ciao fratellone, aspetti il rasoio maledetto perché mi devo rifare di quel filarmonica che non tagliava. Lo dico in diretta perché non è vergogna, quindi lo rivoglio subito che te lo devo affilare come dico io. Detto questo, me lo sono fatto regolare a due perché ho provato il Futur, vi ricordate, e mi sono fatto una sbarbata incredibile. Mi sono fatto una sbarbata col 500, col Mercury 500 a 4, l'ho sbagliata, ma sono sicuro che a 2 mi faccio una sbarbata incredibile. Questo qua che è un vintage, me lo sono già fatto settare da Antonio Lombardo a 2. Quindi stasera lo proverò a 2 con le stesse lamette che mi hanno dato una sbarbata col Futur incredibile, le Minora. Lo vado ad armare. Aspettate un attimo, tac. Vi dico una chicca che me l'ha spiegata Antonio Lombardo. Questi rasoi qua regolabili, praticamente, quando dovete fare la regolazione, non si fa con le farfalline aperte, ma si apre e si gira la ghiera, perché mi ha spiegato Antonio che qua dentro c'è un meccanismo che se si fa con il rasoio chiuso si potrebbe piegare, rovinare il rasoio. Ciao Domenico, ciao Gio. Ciao Luca, detto questo, ragazzuoli, vi dico un'altra cosa, visto prima che me lo scordo. I rasoi sono partiti tutti, le spedizioni le ho fatte tutte. Ad ognuno di voi vi ho mandato lo screenshot del tracking, così vi potete controllare tutto. Spero di essere stato il più corretto possibile. Lunedì vi ho detto ciao Leo! E niente. Ragazzi, io ce l'ho messa tutta per essere il più corretto possibile. Avevo tutto scritto, non mi sono dimenticato niente di tutte le vostre richieste, quindi spero di essere stato doc. Vado ad armare il rasoio, come vi ho detto, le Minora hanno la bustina e la controbusta. Io la chiamo da ignorantone, ragazzi, perché lo sapete che sono ignorante, non è che vergogna. Ignoranza a casa nostra è, come si dice, vanto. Ha la doppia carta, che io la chiamo carta forno, ma è la carta oleosa, carta oleata, boh. Detto questo, vado a armare il rasoio.
Quindi ho messo la lametta e chiudo ghiera. Ci siamo? L'ho messo a 2. Rasoietto, o perlomeno pennello, che vado a provare. Ciao Orazio Indelicato, Luca Maddaloni, fratello, anche a te ti ho mandato i rasoi, eccomi, che è successo? Poi ti guardi la diretta, Filippo. Io no, non è successo nulla, sono solo delle precisazioni che io non sono stato purtroppo, ragazzi, attivo nel gruppo. I due fratelli Montagna, grande, vi voglio bene come i fratelli. E quindi ho messo il puntino sulla i, perché certe cose a me mi fanno incazzare, cioè non esiste proprio, quindi poi ti vai a rivedere il video. È solo una precisazione, ma non è un rimprovero, perché io non mi permetto di rimproverare a nessuno. Antonio Racca, fratellone, grande. Pennellino del De Fazio, di Olivo, ciuffo, ciubend, basso, come piace a me. Mi ha fatto un simile, tipo quello là del messicano, che mi ha fatto impazzire, me l'ha fatta d'occhio, ragazzi, quello è un disgraziato che non ce n'è. Quello tutto col ciuffetto lucido, è un grande. Col marchietto qua sotto, che ringrazio. Stasera lo provo. Sapone che vado a provare questa sera è il Taylor, quello a Sandalwood, perché stasera provo un after, ragazzi, incredibile. Io nella ciotola di legno ho già messo un po' di acqua a farla ammorbidire e carico il pennello. Sono curioso di vedere come taglia questo Gillette. Perché? Perché mi hanno spiegato che, come i rasoi a mano libera, i rasoi di sicurezza praticamente, ragazzi, hanno un taglio più dolce rispetto... Ciao Diego Murrina, grande! Ma quando ci dobbiamo sentire al telefono? Ma che ha tanto che non ci sentiamo. Una chiacchieratina, quando ce la dobbiamo fare? Allora, caricato. Nel caso gliene metta ancora, perché non mi ricordo mai questi saponi duri quanto ne devo mettere. Ciao Marcuccio! Mamma mia! Peppe, non ho sentito bene il fatto della regolazione con le ali aperte. Allora, questo qua funziona sui vintage, penso, però forse anche per i rasoi quelli nuovi. Ragazzi, lo sapete, per idee io pecco. Comunque, la regolazione funziona così, che nel momento in cui in questo rasoio devi regolare praticamente la regolazione che tu a quanto lo vuoi mettere, lo devi fare con le alette aperte, perché se lo fai mentre che è chiusa potresti rompere il meccanismo qua dentro. Quindi lo regoli prima con le alette aperte e poi lo chiudi. Purtroppo devo andare dopo di fretta. Va bene, Filippo, ci sentiamo per telefono. Tutto spedito, già mia, tutto, come vi ho detto, tutto è partito perfettamente oggi. O perlomeno oggi l'ho consegnato in posta, quindi sicuramente domani mattina, prima delle 11, partono tutte le spedizioni vostre e potete controllarvele con il tracking. Spero che non ci siano problemi con tutti questi bordelli e cose. Ok, grazie. Adornetto, tu stai rispondendo a qualcuno, io non lo so. Vado di pennello, vai, Marchese De Fazio, ragazzi, è una figata micidiale. Quello è un disgraziato, quello furfante, lo dico sempre, quello è un furfante. Profumazione di sapone che adoro, e manco a farlo apposta. Stasera mi è arrivato un after che sulla piazza, mi credete che non l'ho odorato apposta perché lo voglio odorare con voi, giuro, manco l'ho sentito. Con tutto che ho sentito qualcosa di strepitoso, ora ragazzi, non dico di essere il guru degli after, ma i miei 700 after ce l'ho, un marginino di paragone, nel mio piccolo penso di poterlo dare. Ciao Ernesto, Vincenzo innamorato, grande Vince, quando dici tu una chiacchierata, hai ragione, ti chiamo io, ok, grande. Ciao Salvo, sono curioso di provare questo latte del Master Livi, che ti è sembrato esagerato. Purtroppo sarà cosa difficile, perché io in faccia, se non me lo rende più dolce, non me lo metto più, perché io, ragazzi, con quello là mi faccio del male. Adornetto, io ho visto che si è fatto la barba, praticamente a quanto ho capito non era lo stesso taglio. Fa paura in Libertalia. Io lo spero che possa essere all'altezza del vostro dire, perché ragazzi, l'after buono, visto che proviamo after di un certo livello, non è solo il profumo buono, perché azzeccare una profumazione, se tu incontri un bel profumo nel cammino dei tuoi sentori olfattivi, te lo fai clonare a 24 ore, ce l'hai sotto olio essenziale, sotto, perciò puoi riprodurre l'impossibile. Quindi non ci vuole l'alchimia. Quello che veramente è importante è creare in un buon after il post rasatura, che è quello che dopo la rasatura non ti lascia la pelle secca, se te la lascia oleosa, se te la lascia scivolosa,
se te la lascia bella liscia. Questo secondo me è la cosa più importante, perché le preoccupazioni, ragazzi, ormai nel mondo nel 2020 non abbiamo niente da inventarci, ragazzi. Quando ti piace un profumo te lo fai clonare, in 48 ore nelle aziende cosmetiche te lo fanno copia uno a uno, quindi poche chiacchiere e tanti fatti. Quello che è importante è il post rasatura, quindi trovarci i giusti prodotti dentro che ti permettono. Allora, con il tela sandalwood che abbina l'affe del cileno e legno di San, coppiata strepitosa. Alessandro Decente, ah sì, un numero uno. Ale, sono il numero uno quando non c'è nessuno. No, ragazzi, io come vi dico sempre, ma non è smarchettata, il numero uno siete voi che seguite un pazzo come me. Io oggi sono stato con una persona del gruppo, una persona grande, grande, un po' più grande di me, padre di famiglia, che dal suo modo di fare, dalla sua sincerità, mi sono gustato i complimenti che mi ha fatto per il suo modo di dire. E ragazzi, credetemi, è una cosa bella, perché voi lo sapete, io ci metto la faccia, per carità, certe volte le stronzate le dico, le faccio pure io, mica sono lo scienziato della NASA, però io cerco di non peccare mai, o perlomeno se sbaglio, sbaglio per incompetenza, perché siamo in diretta e gestire una diretta, ragazzi, non è facile. Però io ci metto la faccia tutte le sere. A me mi dà fastidio quando ci sono i chiacchieroni che parlano e la faccia non ce la mettono. Sono solo bravi a fare i leoni da tastiera. Paolo Donati, appena posso ci facciamo una bella chiacchierata. Grande Vincenzo. Ragazzi, pennello, che è una carezza, però essendo che lui me l'ha fatto col ciuffo ciubende e basso, è simile a quel pennello che mi ha fatto innamorare, perché è stata una sfida, quello del messicano. Mi ha fatto una replica, quindi se vi intrippa questa tipologia di pennello, andateci a rompere le palle al De Fazio senza pietà, sceglietevi il manico come vi pare, vi fate fare il ciuffo basso alla Caccamo. Perché strepitoso, perché a me i ciuffi grandi di tasso, essendo che sono floppini, non mi piacciono. Peppe, ho ordinato lo scaldaciotole maledetto. Ragazzi, ci vogliono queste cose, sono chicche, dai, sono piccolezze. La scimmia non si ferma mai. Ragazzi, come monta il sapone? Una goduria. Allora, penso che ci siamo. Una carezza, una carezza. Ciao Marcuccio, penso che ti è arrivato il tracking pure a te. L'ho mandato a tutti quelli che siete entrati. Vi rinnovo. Oggi di pomeriggio ho consegnato tutta la merce. Quindi da domani mattina, io penso, dopo le 11, troverete i tracking già attivi per andarvi a controllare la vostra roba dov'è. Ho controllato, ricontrollato nomi, indirizzi e tutte cose. Spero di non aver sbagliato nulla. C'è stata una correzione che ho fatto a Peppino Giampà, già fatta. E ragazzi, vado. Rasoietto vintage. E vediamo come va. A me è spedito, Giorgina, a te non ti spedisco niente. Vado. Io a quest'ora c'ho con Antonio Lombardo che me lo guardo che ride. È strepitoso. Allora, la cosa che sto sentendo, ragazzi, è molto dolce. Molto dolce. Ora vediamo che profondità di rasatura mi dà. Ma è dolcissimo. Cioè, non c'entra nulla con un 2 di un rasoio di ultima generazione. Ovviamente, sappiate pure che ogni rasoio, il 2, corrisponde a gap diversi l'un dall'altro. Però la nomea che i rasoi vintage sono più dolci. Dilla qualcosa. Vado qua. Io lamettine che li trovo. Strepitose.
Casomai cambia regolazione, no, Antonio, per ora sto godendo a due perché non sento neanche la lama e sta pulendo. Ora vediamo poi sotto la barba, cioè sotto la schiuma, come c'ho il pelo. Per ora posso dirti, non sento la lama, una goduria perfetta, molto più dolce del 500 che mi ha fatto impazzire. Idem con patate del futuro. Ovviamente so che il 2 di qua è tipo un 3 dell'altro rasoio, quindi non è proporzionale. Per ora vediamo come mi esce la faccia. Mamma mia ragazzi, manco lo sento. Mi bagno la faccia e faccio la seconda insaponata. Ciao Michele! Grande Micheluzzo! È un bel po' che non ti vedo. Quando dici tu in paesello un caffè ce lo pigliamo. Allora ragazzi, sapone che mi fa impazzire, con tutto che io non adoro più di tanto i saponi, diciamo, hard soap. Questa ha una profumazione incredibile e l'after suo, ragazzi, è strepitoso, sia come profumazione che nel post rasatura lascia quel senso di scivolosità e di effetto liscio, che è la cosa importante dell'after, perché come vi ripeto, ragazzi, avere solo la profumazione, ormai nel 2020, ragazzi, qualsiasi profumazione si può riproporre. Alessandro Di Miccoli, ciao fratellone, ti ho taggato perché ti volevo stasera romperti le scatole. Peppino Giampà, ciao Peppino, fatta correzione, c'hai tutto a disposizione questa sera, cioè ti ho sistemato tutto alla spedizione che mancava il numero civico, quindi tutto perfetto. I due gillette e lo 05, ok. Ora mi faccio l'obliquo come ho fatto con quello e mi tiro il contropelo perché ragazzi lo devo provare uguale. Perché devo vedere il posto rasatura per darvi una dritta quanto più possibile, o perlomeno è la mia dritta, ragazzi, perché purtroppo, come sapete, le lamette sono molto personali. Io oggi parlavo con Rino, l'amico mio, che mi è venuto a trovare, mi spiegava, mi raccontava che si sbarba tutti i giorni, ragazzi, e parte in contropelo. Io non lo posso fare, perché mi ammazzo, però lui mi ha detto che io ho una vita che mi sbarbo così, quindi la sua pelle già è abituata. Oh ragazzi, ma quanto siamo stasera? Grazie a te, Giamba, grazie a te che seguite sempre un pazzo come me, come vi dico sempre. Vado di obliquo, sempre a due. Ragazzi, non sento la lama, giuro. Sembra che sto coso non taglia. Raga, non se ne capisce. Spettacolo, spettacolo, una dolcezza di taglio infinita. Ho ovviamente messo a due. Dimmi, che è successo? Tu vuoi ridere? Che ci sentono. Eh? Ho il video di Adornetto che ride sul divano mentre ti guarda. Che è un disgraziato. C'ho il video di Adornetto che gli fai i video a mia moglie che ride. No, me lo manda Bea, lui non lo sa. È un disgraziato. È quello, quel nano malefico. È quello, è maledetto. No, l'ha fatto bene. E c'ho pure a... A chi? A Lombardo. Sì. Sulla poltrona dei massaggi che ti guarda. Ride. Ci penso io domani quando salve ti becco a Lombardo. Salutami. Vi becco io domani. Ragazzi, una dolcezza di taglio. La scimmia si sta ribellando. Mi fidiamo.
Sì, dobbiamo fare il contropelo, ragazzi. Mi devo fare del male. Adornetto maledetto, nano maledetto quello è. Quello è un nano maledetto. Mi piglia per il culo. Sentite se gli faceva il video e gliel'ha mandato a mia moglie in diretta. Maledetto, te l'ho beccato, compa. Il bello della diretta. Sì. E al contrario come, Anna? Bea fa il video ad Adornetto mentre che ride e mi piglia per il culo. Ho capito bene. Maledetto. Ti ho beccato, nano malefico. Tommaso Guerrino! Grande boss, sì, ciao. È boss, dunque. Voi siete i boss di questo gruppo. Il delirio è successo, il delirio. Purtroppo la sera che ho fatto il video col mastro sono stato fino alle 2 di notte perché Facebook non mi permetteva di condividere il gruppo su YouTube. Quindi ho dovuto fare una procedura e l'ho pubblicato praticamente l'indomani mattina. No, non ho, guarda, andate a vedere su YouTube quante visualizzazioni ha fatto sto video, che è impressionante. Cioè, ho messo il Guinness dei primati, mai fatto, ovviamente, li fa il mastro, non li faccio io. Che io se faccio i video non faccio sti numeri. Però ci sta. Diciamo che è l'alchimia giusta. Vedrai che goduria quando arrivi all'altre 6. Ragazzi, mi state dando, come si dice, mi state facendo aspettare qualcosa, non so, non vorrei rimanerci male. Perché pretendo molto, visto di tutto quello che mi avete detto di questo after, ragazzi, pretendo molto. Certo, a nostra insaputa, no, domani ti picchio, quando ti piglio, Lombardo. Vedi che non scappi. Sei talmente veloce che ti prendo, fidati. Quella! Ciao Cosimo! Un bacio a quel pupone che hai. Ragazzi, ha un figlio bellissimo. Tutti i bambini sono belli, per carità, sono tutti angeli di Dio. Ma lui ce l'ha bello, ma quando una cosa è bella, proprio bello. Complimenti a mamma e papà. Papà non tanto, la mamma. No, no, anche così. Occhi azzurri. Per carità. Diciamo è stata una buona alchimia, dai. Ciao Reno! Ciao nipotino, spero che ti stai trovando bene con le cose che ti ho mandato, che te la godi. Ragazzi, pennello che monta pure il cemento. Essendo che questa è la passata a contropelo, devi usare però rasoi a mano libera. E ragazzi, me l'avete chiesto voi di usare questi rasoi vintage. Voi lo sapete, io adoro solo i rasoi a mano libera. Però, essendo che mi avete detto, perché io vi ho detto, ragazzi, ci sono sul gruppo persone che i rasoi di sicurezza li usano meglio di me. Dice, no, appunto perché tu non li sai usare, li devi usare, che cresci con noi. Quindi farò una diretta con mano libera e una diretta con rasoi di sicurezza. Bagno, ci faccio le strisce umide bagnate lucide. In modo che così col contropelo ce l'ho bello umido. Pennello strepitoso. Quel De Fazio è un bastardo. Sì, ammetto. Il marchese De Fazio a fare i pennelli è un bastardo. Si può dire? Ti incazzi? Me ne frego. Sai fare il tuo mestiere, fratello. Grande. Grande. Belli, belli, belli. Ce n'ho uno qua, quello col manico verde che fa instabilizzato. Però la mamma non vuole che il signor Caccamo per il negozio spendendo una barca di soldi. Compa! Il mio compare Trentino, un bacio ai piccoli. E speriamo che vi vedo presto, anche prima dell'estate. Vedo che te fai le passeggiate di quelle grandi con la bicicletta e te la godi. Bravo, grande. Che forza di volontà, se ero lì eravamo assieme. Io ci ho provato nel mio piccolo. Ciao Giuseppe, grande, grande voi. È stato un piacere avervi in casa mia. Ospiti, veramente. Speravo con tutto il cuore che venivate. Che tuo marito è un pochettino, credo, timidello. E io gli ho detto, dico, ho piacere che vieni. E pensavo che non venivate. Invece mi ha fatto tantissimo piacere. La dritta a tuo marito gliel'ho dato, gli ho detto arricampati qua. Giovanni Montagna, mio fratello mi ha regalato la soglia di sicurezza e allame persona pasta verde, ma la mia barba sono leggerine. Cosa mi consigliate?
Vai o di Kai o di Feder, qualcosa di più aggressivo, se sono leggerine. Che tu mi ricordo la barba ce l'hai selvaggetta. Filippo Festa, ciao Salvatore Portanuova. Ragazzi, spettacolo. Maledetto Antonio Lombardo, tutta colpa sua. Minchia, tu sei la mia anima porta inferno. Oh, ti diffidate. Spettacolo. Allora, per farvi capire, messa a 2, guardate il taglio, con quel rosso che mi sono fatto, mi sono ammazzato. Messa a 2, praticamente, ragazzi, ha una dolcezza incredibile. Allora, non è profondissima, sono liscio, ovviamente se vado contropelo lo sento, ma sono liscio, simil mastrolivi, cioè, mastro, cioè mano libera, ma di una dolcezza infinita. Carmine Pisano, contropelo assassino, sì. Però tanta roba. Allora, mi sciacquo faccino con acqua fredda. Vediamo quello che è successo e mi sistemo il pizzo con lo sciavettino, perché sennò io con questo qua sbaglio. Vado. Ovviamente c'è da calcolare pure che mi sono fatto la barba con quel rasoio che praticamente il pelo me l'ha fatto uscire dal bulbo, quindi immaginate un po' voi, perché ve ne siete accorti, io gliel'ho detto 3 volte al mastro, vedi che sto rasoio taglia troppo, c'è qualcosa che non va, e infatti l'ho capito che c'era qualcosa che non andava quando non si è fermato e mi ha tagliato. Ragazzi, credetemi, era pauroso. Mai visto carcamo in contropelo. Lo sto facendo da quando sto usando i rasoi di sicurezza per vedere fin a che arrivo a sminchiarmi. Onestamente, ragazzi, se si fa una volta ogni tanto, non vi nascondo, è piacevole. Ammetto che è piacevole uscire dal bagno bello liscio. Ma alla fine 4 ore in più sono. E metti la pelle possibilmente in condizione, parlo per la mia pelle, che magari in qualche punto nevralgico mi viene l'irritazione. Mi incazza sta cosa. Invece me ne vado a pelo e me la faccio tutti i giorni, ma anche perché, ragazzi, devo consumare i saponi, che se no non ce la faccio. Non vi nascondo che certe mattine, io sapete cosa faccio? Piglio il pennello e mi lavo la faccia con la schiuma da barba. Ragazzi, li devo consumare. Mi sistemo pizzo. Lo so che il pizzo ce l'ho. Notte fratellone. Chi è che se ne sta andando a letto? Adornetta, Adornetta, che c'hai? La pillola. Schiuma da barba. Allora, non sono in BBS perfetto, per capirci, per come voi intendete con tutto che ho fatto pelo e contropelo. A 2 un po' di, no barba, diciamo, a scendere sono liscio, a salire sono più accentuato rispetto a quando col futuro mi sono fatto la barba a 4, o perlomeno anche con il Mercury 500. Col futuro a 2, con tutto che ho fatto il contropelo, ero più liscio ancora. Quindi è ancora più profondo il 2 di questo Gillette qua, è molto dolce, ragazzi. Però
Però se io devo scegliere oggi che sto facendo la comparativa, il 2 di questo Gillette, ragazzi, vince a mani basse sulla mia pelle. Però per quelli che vogliono il pelo e il contropelo Super BBS, in Super BBS non ci sono, perché un pochettino lo sento. Ma è di una dolcezza che veramente con questo qua ti puoi fare la barba tutti i giorni. Veramente. Ovviamente è un vintage, si trova su internet e devi essere bravo a capirlo, a vederlo, che è praticamente... Quello è lo sciavette più simile, come si chiama? No, non è questo qua, Mirko Farina, quello là è il Kai Kapstan. Oppure c'è il Feder, che si mettono le lamette single edge, non è questo qua. Questo qua è un classicissimo Vanta. Uno però degli sciavette più facili, perché se guardi la lametta sta nel centro e ha le punte rotonde. Ma questo qua, se non lo sai usare, ti spacca lo stesso. Come ci vediamo, ti do i Gillette e qualche Feder. Ok, bravo, così i due fratelli si sistemano. Allora, vado a mettere astringente nuovo, che non è il classicissimo Tires, ma questo qua è quello, proprio quello serio, quello super concentrato, che me l'ha regalato il mio fratellone Adornetto, perché l'ha capito, ogni volta che viene mi devi portare il regalo perché ti ammazzo. È una minaccia? Sì! Vado. La profumazione, ragazzi, non è fantastica. Dice, di che cosa sa? Mi sa tipo la profumazione dell'acqua ossigenata, per capirci. Però credetemi, ha un effetto incredibile. Voi mi direte, ma perché l'hai usato? Sì, l'altra mattina me lo sono messo in faccia e non vi nascondo che l'ho sentita la sua proprietà. Questo è un astringente serio. La profumazione, per farvi capire, a me mi sa... di acqua ossigenata, l'acqua ossigenata quella che si mette, mi sa di questa profumazione qua. Mentre il Tires, a quanto io ho capito, il Walchazel, questo qua, è un po' più scarso di proprietà di questo Witchazel, però è profumato ed è più gradevole in faccia. Però, diciamo, questo qua, a quanto ho capito, è la mamma di loro. Sventuliata, importante. Antonio Lombardo, mi sono fatto una barba incredibile, è mostruoso sto rasoio. Te lo do più. Che hai voglia di gridare. Ciao Maria. Però ancora c'ho da provare questo qua, che lo proverò prossimamente, perché gli devo dare una seconda chance con la stessa lametta e regolato a 2. Da lì farò una comparativa e me lo devo comprare. Io ho quello là del Tires al limone disperso in Italia. Ah, che ferma a Milano 20 giorni. Boh, arriveranno. Mi sono arrivati tutti. Come dico io, quello là al cocomero, al melone, che si ammazzano dalle risate. Mi è arrivato quello originale che me l'ha mandato il Rocco. E quello ai petali di rosa che mi è arrivata. Quello al limone invece disperso. Boh, e ha almeno 15-16 giorni. Che barba. Pizzetto, che qualcuno mi ha detto, Giuseppe è completamente storto, me l'ha scritto su YouTube. Ragazzi, lo so, non sono bravo. Infatti ti ho detto, dammi l'indirizzo che ti venga a trovare, che me lo sistemi. Visto che tu c'hai l'occhio così fino, perché ho capito che tu sei uno... Io vengo e me lo sistemi, mi dai, come si dice, una drizzatina, se è recuperabile, e me lo faccio bello pulito. Allora, ragazzi, io devo ringraziare una persona che telefonicamente, ragazzi, una di quelle belle persone che le senti al telefono, che c'è, come piacciono a me, il Rex e il Re, e io lo spero, perché l'ultima volta che l'ho provato onestamente non mi ha fatto impazzire, forse non ci avevo beccato la lametta, infatti lo riproverò sempre a 2 e con le nasette, o perlomeno con le minora, con queste lamette qua, che sono belle introvabili. Detto questo, vi stavo dicendo, finito l'astringente, stasera vado a provare un after che è decantato dalla profumazione incredibile. Vi ripeto, ragazzi, la profumazione non mi spaventa, perché ce n'ho 780 after di tutto il mondo. E oggi riprodurre un after, ragazzi, non ci vuole niente. Pigli 10 ml, te ne vai in una bella azienda chimica che fa i cloni dei prodotti. A 48 ore c'è il clone, quindi non ci vuole, ragazzi, non so quale scienza fotonica, se devi arrivare dalla stella di Rosetta tipo Megaloman, non ci sono sti numeri. Quindi trovare una fragranza buona, quando trovi il profumo buono, lo becchi e lo fai e lo riproduci. Il problema è il posto rasatura.
Allora, della sandalwood, il suo after, che è questo qua, ha un effetto, non so se di voi l'avete provato, oltretutto la profumazione è strepitosa. Il post rasatura dà un effetto tipo liscio, che è incredibile, ragazzi, una sensazione bellissima, cosa che sanno fare gli after, quelli là di un certo livello. Quindi, fra questi, quegli americani, quelli italiani buoni, eccetera, eccetera, un bel margine di paragone ce l'ho. L'after si chiama Libertalia, me l'ha regalato, e lo dico, il mio amico Rubens, che ho avuto modo di conoscere al telefono. Io, come sapete, ragazzi, cerco nel mio piccolo e ci provo sempre e ci riesco sempre al 90% di comprare tutto questo qua per amore di non avere padroni e di dire quello che voglio. È stato così grazioso che mi ha detto: dai, c'ho voglia che te lo provi, me ne frego, dai, te lo mando, tanto io sono un barbiere. Fammi sta cortesia, vedi che ne pensi, perché per me è un indice di migliorarmi, di capire un pochettino se sono sulla buona strada o no. L'ho accettato col cuore, grazie, 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 grazie. Quindi accetto l'omaggio. Vado e lo apro. Boccettina che sembra una tanica, che manca a farla apposta. Io all'inizio, quando ci fu il fatto che si faceva l'after in casa con i cristalli di ghiaccio e praticamente l'alcol etilico e l'acqua denaturata, mi feci la stessa boccettina io, comprata in un'agraria, con questo qua. Ve lo ricordate che questo qua è acqua, cristalli di ghiaccio, c'era tutta la percentuale che te lo potevi fare a casa, e l'alcol, quello che si mette nel limoncello. Usai questa cosa qua, e oggi la rivedo qua. Bellissimo. Vuol dire che l'idea è stata bella, però mi ha detto Rubens, dice, onestamente io manco ti conoscevo, manco l'ho visto. Quindi, tanta roba, abbiamo avuto la stessa pensata, Rubens, vado. Giuro, non l'ho odorato, ragazzi. Il bello della diretta, perché sennò boccette che chiude ermeticamente perché già la conosco. Allora, la profumazione, ragazzi, è qualcosa da fuori di testa. Qualcosa da fuori di testa. Me ne metto un altro po'. Come faccio con gli altri? Voglio usare lo stesso metro di misura e quantità che faccio con gli altri. Allora. Ragazzi, che sbarbata che mi sono fatto con questo rasoio incredibile. Dell'Antonio Lombardo. Anima porta inferno. Maledetto. Maledetto. Ora, un pensiero da Gillette, mi sa perché? Te fai cazzo tu. Lombardo. Guardate il taglio che mi sono fatto con lì. Questo mi resta lì. Aspetta. Aspetta 2 o 3 minuti e sentirai che botta di vaniglia. Allora, ragazzi, oltre alla vaniglia, io ci sento un mentolato molto delicato, ragazzi, non troppo persistente, fastidioso, ma c'è, quindi è piacevole, non è quella botta, però lo sento negli occhi l'alcolicità. Ci sento anche una specie di montagna. Lo sapete l'aria montagnosa, frizzante? Contornato da questa vaniglia è speziato, ma molto rotondo e molto delicato. Allora, facciamolo aprire un pochettino il bouquet. Siamo gli scimmioni della barba, eh sì, ragazzi.
Allora, ragazzi, che dirvi? La profumazione è paurosa, veramente, ragazzi. Non è un after fortissimo di profumazione, ma è quel delicato che piace veramente. Molto, 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 molto bello. Lui, a quanto mi ha capito, sono delle profumazioni di questa che era in questa l'isola dei pirati. Non mi c'è tutta una storia perché lui stava lì in Madagascar. E ragazzi, molto affascinante sentire la storia. L'after è tanta roba, ragazzi. È veramente buono. È molto rotondo, nello stesso tempo, diciamo, dolce, che con tutte queste sfumature che le sento tutte. L'unica cosa che mi ha dato un po' fastidio, vi dico la verità, è stata la sensazione, i primi 4-5 secondi che tu lo metti in faccia, ho sentito una sensazione di appiccicaticcio, che non vi nascondo, ora che sta evaporando, sono liscio, perfetto, e l'alcol quello giusto che non ti va a infiammare se ti sei sgranato, è veramente buono, buono, buono veramente. Quindi Rubens, se ti devo dare praticamente un consiglio, c'è qualcosa nell'after, i primi 30 secondi, ora calcola che io non ne capisco niente di come si fanno questi after, che praticamente i primi minuti dà una sensazione di appiccicoso, ma è una sensazione che dura 10 secondi o perlomeno quando gli ho dato, come la chiamo io, la svintuliata, è scomparsa completamente, perché ora mi fa l'effetto talco, sono liscissimo e non è appiccicoso. La profumazione è strepitosa. Io ti dico la verità, io tu lo sai, so grasso, a me piacciono le profumazioni forti, è veramente buono. Per il mio naso, anche perché io sono bruciato perché fumo il sigaro, la pipa, le sigarette, la sigaretta elettronica, l'avrei preferito un pochettino più accentuato perché è veramente spettacolare. Allora ragazzi, per quanto concerne i vanigliati, qua lo dico e qua lo nego, è il miglior vanigliato che ho mai sentito. Nei miei 780 sapori after e pass. E che è venuto nel biombagno, lo sa che ci sono, che non sono chiacchiere. Le chiacchiere gliele facciamo fare agli altri. Strepitoso. Bravo Rubens. Mi sei piaciuto. Ci sento di sotto praticamente una sensazione di alcol, o perlomeno di fresco, però è molto delicata, è molto piacevole. Non hai quell'effetto botta, diciamo, di fresco, quindi potrebbe essere estivo. Lo vedo anche come un vanigliato per l'estate. Hai fatto una bella cosa. Consiglio mio personale, lo accentuerei un po' di più di profumazione perché è strepitosa, io la voglio sentire, ma è un fatto mio personale perché lo sanno loro. Io perché adoro i saponi americani? Uno perché sono tallowati e la mia pelle col grasso risponde meglio e poi perché a me piacciono i profumi forti che li devo sentire. Ragazzi, sono fatto così, ma è una cosa personale e secondo me devi rivedere nella composizione che hai fatto, visto che questo, ragazzi, è un profumo. O perlomeno un after molecolare. Me l'ha raccontato Rubens, non c'è nulla di olio essenziale qua dentro. Questo è un after molecolare fatto al laboratorio. Quindi diciamo di oli essenziali non c'è niente. Te ne accorgi perché il pizzetto non diventa lucido, quindi non c'è quella carica di olio essenziale, ma è fatto veramente come Dio comanda. Però forse il sandalo non è. No, ti posso dire, Carmine, che è qualcosa di strepitoso. Allora, io ne avrò una trentina di saponi sandalati. O perlomeno con la vaniglia di tutti i tipi. Fra le vaniglie che ho sentito, questo è il più buono di tutti. Proprio vince a mani basse, tipo partita 5-0. 5-0. Ti ripeto, a mio naso ci metterei un pizzichino più di profumo, perché un profumo del genere, ragazzi, devi lasciare la scia perché è spettacolare. E ho sentito praticamente una sensazione di appiccicaticcio i primi 10 minuti. Cosa che gli altri after di un certo livello, parliamo di after alti, all'istante non ti danno. Ti danno l'effetto del profumo, dell'alcol e asciugano subito. Invece questo, i primi 10 secondi, dà l'effetto un po' appiccicoso e poi dopo praticamente scompare. E infatti è scomparso. Ragazzi, è buonissimo. Bravo Rubens, ragazzi. Per il gruppo, è un ragazzo che lo fa, che è entrato nel gruppo da poco. Si chiama Rubens. Non mi ricordo, Rubens. Non mi ricordo il nome, Rubens, se sei in diretta scrivilo tu. Lo contattate, ragazzi, e sicuramente ve lo fa avere. Perché è veramente spettacolare. Tanta roba, ragazzi, tanta, tanta roba. Visto che tu mi hai chiesto che cosa ne pensi di questo qua, io ti dico quello che penso, sincero. Profumazione la caricherei una percentuale in più, perché quando, ragazzi, le profumazioni sono belle,
Poi ti ripeto, posso dire una corbelleria perché magari è così rotondo e fatto bene che se tu lo vai a accentuare, possibilmente potrebbe diventare stucchevole. Quindi non so perché ti ripeto, di profumazione non ne capisco. Io ci vado a naso, anche perché le mie percentuali olfattive sono la metà di una persona normale. Lo aumenterei un pochettino di più perché la profumazione è la migliore vaniglia che ho mai sentito in vita mia, fatta ad After. E rivedrei quel fatto che quando tu lo metti, quei primi 10 secondi hai praticamente quell'effetto un po' appiccicaticcio, che scompare dopo 10 secondi o dopo che ti ho dato la sventoliata. Quindi, grande Rubens, grazie del regalo, sei un grande e tanta roba, e tanta tanta roba. Bravo, bravo, bravo. Rubens De Stefani, il gruppo è Libertalia. Su Messenger, Rubens, sei in diretta, io spero che quello che ti ho detto, diciamo, possa servirti, visto che mi hai chiesto un parere. Peppino Gravina, grande, che mi sei venuto a trovare. Ragazzi, tanta roba. Ora massacratelo, perché lui praticamente, quando ci siamo sentiti al telefono, gli ho detto, compa, io la recensione te la faccio. E vedi che qua dentro non si gioca, ce l'hai qualche 200-300 pezzi, perché così va a finire. Dice, sì, però, Rubens, stai attento, perché poi qua dentro sono pericolosi. Sono pericolosissimi. Stasera ti bombardiamo. Rubens, io te l'ho detto, qua devi stare attento. Tanta roba, ragazzi. Allora, facciamo il punto della situazione. Allora, aspettate che sciacquo un po' tutto. E in questo momento che ce l'ho, diciamo, in faccia, sento sempre questo sottofondo di Montolo che è bilanciato benissimo. E come mi ha scritto il buon Tommaso Guerrini, che è quello là, il naso fino, e siamo molto similari per profumazioni, me lo disse lui. Dice, vedi che è tanta roba. E gli ho detto, me lo stai dicendo tu che è tanta roba, lo so. Ma io voglio vedere il post rasatura. E infatti, nel post rasatura, agli inizi, c'è stato qualcosa che non mi è andata a genio. Però è scomparso dopo 10 secondi dopo la sventuliata. Tutti da Rubens. Prepara pacchetto Rubens. Gliel'ho detto. Qua non si gioca con me. Noi le chiacchiere qua non le facciamo in questo gruppo. Allora, facciamo il punto della situation Connery e vi abbandono, visto che siamo in tanti questa sera. Ragazzi, lo sapete che io non ve le dico le stronzate. È tanta roba questo After, eh? Bello, 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 bello veramente. Ovviamente, credetemi, non so quanto costa perché me l'ha regalato. Quindi vi direi bugia. O perlomeno bugia, me l'ha detto ma non me lo ricordo. Perché io glielo volevo pagare e me l'ha detto ma non me lo ricordo. Non mi pare. Quindi 17, non mi ricordo, ragazzi. Chiedete a lui, rompeteci le palle. Tanto lui gliel'ho detto, ora ti massacrano. Io gliel'ho detto, ce l'hai qualche pezzo? Perché nel nostro gruppo qua siamo in famiglia. Qua ti spaccano. Allora, sapone lavato, asciugato. Questo sapone praticamente ha il cofanetto di legno. Ora ve lo spiego quando vi faccio il riassunto di quello che abbiamo usato. Lo faccio veloce così non mi annoio. Spero di poter pubblicare il video su YouTube subito perché non me lo fa pubblicare. Premo carica video e non mi parte nella cartella del computer. Non so perché. Cercherò di capire. Metto fogliettino di carta forno e metto il cofanetto e facciamo il punto della situazione veloce così vi lascio e non vi annoio, cerco di farvi più veloci. Allora, detto questo, non ho usato pre-barba questa sera, ragazzuoli. Allora, grazie, domani riferisco, grazie infinite, ci tenevo la verità vera e io te l'ho detto, o perlomeno Rubens, pensa sempre che io ti dico il mio parere, eh? Poi possibilmente tu hai fatto sto prodotto. E possibilmente a quello che ti ho detto io dici non si può fare, se ne carico di più viene stucchevole, quell'effetto un pochettino che ti dà quei 10 secondi, l'appiccicatice, un prodotto che si deve mettere, lo deve fare, se no non mi dà la profumazione, non lo so. Comunque, detto questo, cosa abbiamo provato questa sera? Abbiamo provato della Taylor, il Sandalwood, ragazzi, spettacolo, meccanicità incredibile, profumazione delicata all'inglese, non vi aspettate quindi profumazioni sparate. È proprio il classico profumo inglese, profumazione inglese rotonda, bassina come profumazione, però per essere un sapone solido ha una meccanicità importante. Consiglio che posso darvi, nei saponi così duri non usate il Maialazzo, perché poi avete difficoltà come ieri ad Ornetto. Usate i Tassi, i Manciurian, che sono più predisposti al montaggio, o meglio ancora usate un Tuxedo, che vi aiutate meglio. Quindi ve l'ho detto, non ho messo il pre-barba, abbiamo usato il Sandalwood, è finita la sbarbata, ho messo il Witch Hazel,
A quanto ho capito, questa qua è la vera formula americana e questa qua non ha profumazioni. La profumazione di Codesta è quella pura. Essa ha tipo di acqua ossigenata. Ora non so quanto costa perché me l'ha regalata Tornetto, quindi non ne ho idea. Grazie Tornetto! Mentre il buon Rocco Contini mi ha fatto comprare questa qua, che è come questa qua, ma a quanto ho capito, le proprietà del Witch Hazel. Praticamente qui sono concentrate a bestia, qua sono, diciamo, lenite dalla profumazione che ha tutti i prodotti che si trovano in America, ragazzi. Quindi fate le vostre scelte. Io non vi nascondo, sa un po' di acqua ossigenata, ma non mi dispiace più di tanto perché con la sventuliata finisce subito e poi gli metti l'after tipo come sto qua e manco lo senti più, ma le proprietà in faccia si sentono tutte. Detto questo, Witch Hazel. Ho usato questa sera, visto che stiamo facendo la saga dei rasoi di sicurezza, che devo dire la mia, me l'avete chiesto voi, Gillette Ajustable con lametta minora. Ho usato il futuro e mi sono fatto una sbarbata, ragazzi, incredibile. Questo qui taglia ancora più dolce, però a due, visto che ora li devo regolare tutti a due, non ho avuto la profondità del futuro e neanche quella del Mercur. Sono molto più profondi come taglio. Non mi è venuta nessuna bollicina regolata a due, però non è bella confortevole come questa qua. Ora, questa qua sì, mi ha lasciato liscio con tutto che ho fatto pelo, obliquo e contropelo. Però se salgo un po' di pelo lo sento in qualche punto. Quindi significa che non è profondissimo. Ma per come intendo io il rasoio di sicurezza, a due questo è strepitoso. Quell'Antonio Lombardi è un'anima portanferro, maledetto, maledetto, sallo, maledetto. L'ho detto pure in diretta, così dice non me l'hai sputtanato dietro le spalle che mi hai buttato i coltelli, ma te l'ho detto in diretta. Quindi fanculo e soldi spicci. Finita tutta la sbarbata, è finito il Witch Hazel, quindi la sventuliata, stasera ho provato un after tanto decantato da tanti, che mi ha regalato il mio amico Rubens, che ringrazio. Allora, ragazzi, la profumazione è strepitosa di tutte le vaniglie che ho, dei miei after, che è venuto qua, lo sa che ce l'ho tutti veramente, è la più buona vaniglia che ho mai sentito. Ora, dove lui abbia fatto questo prodotto, se lo sia fatto clonare, se lo sia fatto imitare, l'hanno fatto benissimo. Sappiate che è un after chimico, quindi non è fatto con oli essenziali, ma è fatto al laboratorio, ma è fatto con la dignità. Profumazione rotonda, mi sarebbe piaciuto per il mio naso, perché sono io quello dei saponi americani che devono essere profumi ambiente, degli after che devono durare fino alla sera, le cose quelle esagerate da porco, essendo che la profumazione è incredibile, mi sarebbe piaciuto un pochettino più spiccata, o mi accontento pure se fa il profumo. Io me lo compro subito, perché è buonissimo. L'unico difetto che io ci ho provato, ci ho sentito, è che quando me lo sono messo, i primi 5 secondi, quando facevo i picchiettini sulla faccia, ho sentito una sensazione di appiccicaticcio, che subito dopo la sventugliata mia è scomparsa completamente. Quindi, visto che tu sto prodotto è sperimentale, che lo stai studiando, come profumazione hai spaccato, fratello, proprio ti giuro, hai spaccato. Devi rivedere, visto che lo stai facendo in collaborazione sicuramente con qualche, diciamo, ente che fa cosmetica, fai rivedere, a mio modesto parere, il fatto che i primi secondi c'è quella sensazione di appiccicaticcio che scompare subito. Ora ho le mani che sono come il velluto, quindi tanta roba, tanta tanta roba. Pennellino che ho usato questa sera lo fa un furfante, è un artigiano, o perlomeno non è un artigiano, lo fa per passione, ma li fa come Dio comanda. Si chiama Marchese Shaving. Questo è un olivo con un ciuffo ciubende, ciuffo basso, perché quando fu che il buon messicano, il mio amico Mano Montalvo, mi mandò questo pennello, lui, ragazzi, fu tipo una sfida. Fa, mandami una foto, fammelo vedere. Aspetta un attimo, tutto wow. Minchia, ragazzi, a occhio, quando uno dice il mio mestiere lo conosco, bam, me l'ha stampato, ragazzi. Sono praticamente di ciuffo uguale, guardate. A occhio. Bastardo, bastardo. Ed è manico d'olivo, ragazzi. Il legno, allora, non vi nascondo che lui ha dei pennelli strepitosi perché ci studia nei manici, è un disgraziato, segue la moda, è uno che conosce il bello.
Io, siccome ragazzi, lo sapete, sono grasso, ci sono quei manici sintetici fatti di stabilizzato. Ci sono quelli verdi, tipo, che sono, ragazzi, una figata incredibile. C'è quello blu, sono spaziali. Però non vi nascondo che il legno è un qualcosa che vive sempre. Lo senti l'energia del legno, è bello, è bello, è bello, è bello. Ed è un bel pennello. Grande, grande Dani, veramente. Ogni volta che lo riuso, perché li faccio girare, lo sai quanto c'ho da fare, da far girare? È sempre un piacere. È veramente una carezza, però non come il classico tasso alto che lo bagni e il ciuffo ti sta piegato di lato perché è uno straccetto e a me mi dà fastidio. Questo, il suo backbone ce l'ha. Quindi tanta roba. Bravo, bravo, bravo. C'è poco da fare, ragazzi. Sono contento che in Italia chi sa fare quattro prodotti ce l'abbiamo. Sì, resina, grande Dani, tu lo sai, io la bocca della verità. Con tanta educazione, se fosse sta, costerà 1.000 euro. No, no, ragazzi, per come lui veramente le finiture che lui fa sui pennelli, ragazzi, sono molto abbordabili. Andate a vedere il sito che ha e che cosa realizza. Ho visto quelli con gli inserti in oro, ragazzi, che sono paurosi. Bravo, bravo, bravo veramente, bravo. Ci sono stati pure gli sconti, quindi approfittatene. Che è un ragazzo che ci mette la faccia, ogni tanto fa qualche video, cosa che devi fare più spesso, perché sennò la gente incomincia a pensare che tu i manici li compri. Fallo più spesso qualche video, che sono belli anche da guardare. Fidati, ascolta zio Caccamo, che non ne dice minchiate. Detto questo, ragazzuoli, è stato un piacere stare con voi. La giornata con Mastro Livio è stata strepitosa. Stasera, se riesco, pubblico qualche fotografia che ho fatto con Mastro Livio, che ho fatto con Franco Alfonso. Siamo stati a cena fuori, siamo stati in famiglia veramente. Purtroppo il Mastro ha dovuto fare una toccata e fuga perché, ragazzi, i tempi sono quelli là. Ho avuto il piacere di avere Adornetto, di avere Cosimo da Lampedusa, di avere Antonio Lombardo e moglie. E ragazzi, allora, vi faccio questo aneddoto qua, questo piccolino aneddoto. L'altra sera eravamo tutti quanti qua prima di fare la diretta. Praticamente io ero in cucina, vicino alla macchinetta del caffè, e guardavo tutti seduti. Cioè, ma voi vi rendete conto che da questo bagno è nato tutto questo qua? Per gioco. Per gioco. E sentire il Mastro che mi dice, ma io volevo vedere questo bagno. Ragazzi, non era preparato nulla, lo sapete, cioè, che prepari con uno. Cioè, quello è a ruota libera. Aggiungi anche la scimmiazza, ce l'hai fatta per. E vabbè, peccato che la vaniglia come fragranza non io. No, Anto, questa è tanta roba. Questa non è la classica vaniglia. Compa, ne ho 30. Vieni qua e le sente tutte e 30, non c'entra niente. Qua parliamo, compa. Alta scuola di vaniglia. Tanta roba. E se te lo dice zio Caccamo, perché io a Rubens l'ho sentito una volta per telefono, non so manco chi cazzo è. Quindi non è che me ne frega più di tanto se li vendono. Se una cosa è buona, ragazzi, è buona. Se è nì, è nì. Se no, passo. C'è di meglio. Non abbiamo padroni noi, ragazzi. Qui si dice la verità. Ovviamente la mia verità. Per carità, mica sono assoluto, sono Vangelo. Se no non ero qua, era la NASA. Ma neanche alla NASA, perché penso che le minchiate le sparano pure là. Detto questo, ragazzuoli, chiudo. Perché devo scendere, che ho un bel po' di rasoietti da affilare perché sono indietro. Perché oggi ho fatto le spedizioni vostre tutte, ma sono indietro con i rasoi affilati. Domani ne faccio partire una ventina. Massimo mercoledì ne faccio partire altri 10. E poi, ragazzi, mi fermo perché momentaneamente devo stare al negozio perché ho da lavorare, da fare, da dire, ho i mestieri che vanno avanti e quindi devo essere un po' più presente. Quindi ve lo dirò io, ragazzi, non spedite rasoi perché non li posso fare, giuro. Ovviamente, se non avete fretta, li spedite. E poi ve lo do. Rino Di Stefano, è stato un piacere conoscerti oggi pomeriggio. Sei una persona grande, quindi il tuo dire è detto da una persona grande e sei pure un papà, hai un figlio educatissimo. È stato un piacere condividere quei 10 minuti con te e con tuo figlio, e onestamente, da una persona più grande di me, sentire l'affetto e sentirmi dire tu per me sei il numero uno e non ci sono chiacchiere. Ragazzi, io quando una persona così mi dice così, con la sincerità di un padre di famiglia, ragazzi, io nel mio piccolo ho vinto, perché io nel mio piccolo cerco di fare questo qua. Ovviamente ci sono persone che non piacciono, mica posso piacere a tutti, ma fa parte della vita, ma io ci provo. Ti devo mandare il mio ancora. Quando dici tu, io sono a disposizione, lo sai.
se mi crei queste cose così paurose, caro De Fazio, onestamente io accetto. Accetto, lo sai che accetto. Che spettacolo. Io purtroppo non devo provare altre cose, ma quando lo provi, te la godi, vita mia. Le cose belle sono belle, c'è poco da fare. Poi è tutto roba italiana, quindi è più bello. Ovviamente, ragazzi, ve lo dico sempre, quando c'è il tuxedo e il sintetico della Simpson. Quello costa 20 euro e quello costa 80 euro. E qua ha il suo perché, perché è un sintetico particolare. Ma ci vale quelle 60 euro in più? No. Yaki tutta la vita. 22 euro, una bomba, ragazzi. Una bomba, non glieli do 80 euro a Sims. Io sono un coglione e me la compro tutte e due. Ma non ci posso fare niente, però io almeno la verità ve la devo dire. Poi siete voi a scegliere. Fabrizio, grande Mastro Livi, immenso Mastro Livi, che gente, me lo sono abbracciato qua ragazzi mille volte. Non vi nascondo che quando ci siamo lasciati ci siamo emozionati tutti e due perché c'è affetto fra di noi e sentirgli dire quelle frasi in diretta che ha scelto me, vedi che culo, ogni tanto ragazzi un super enalotto e quindi sapere tante cose per come poter affilare rasoi. Coltelli e tutto quello che si dica, perché ragazzi, credetemi, dietro non è la classica pietruzza che si passa, c'è un mondo e se non sai certe cose basi o ci sono delle chicche veramente che ti dimezzano il lavoro del 30% o sono perlomeno chicche che ti permettono subito di inquadrare un rasoio e capire quello che devi fare subito, senza bisogno che ci gira attorno o improvvisi. Non è una cosa che tu magari guardi la lama del rasoio, no, vabbè, parto dalla belga, no, parto dall'ardesia, no, parto dalla giapponese. Ci sono delle cose che devi guardare. Da lì parti diretto con la pietra che devi usare. Non puoi perdere, non puoi perdere perché ci sono 300 anni. Come un padre lo posso dire, sì, ho avuto lo stesso affetto di un padre, quello che non ho avuto mai io. Quindi lo sento l'affetto, lo sento, perché ci sentiamo tutti i giorni, ragazzi, e non parliamo né di rasoi né di coramelle di un cazzo, parliamo delle cose nostre. Ti devo contattare per dei consigli. Papino, domani sentiamoci perché ora devo andare ad affilare i vostri rasoi. Quindi sono bello concentrato. Domani sono per voi, visto che domani è una giornata che di mattina me la piglierò un pochettino da pecora, perché se affilo fino alle 6 di mattina, 2 orette devo dormire, ragazzi. Allora, detto questo, siamo in tanti, ragazzi, questa sera. Tutto quello che vi dovevo dire, ve l'ho detto, mi sono scordato qualcosa. Fabrizio Santoro, ciao. Più tardi cerco di fare un, come si dice, un collage delle fotografie che ho fatto. Ne ho fatte poche, ragazzi, perché credetemi, quando sei nella confusione, facciamo questo, facciamo quello, tutto pensi fuorché fare fotografie. Mentre quando sei un po' più rilassato, hai il tempo di giocare. Figuratevi che di pomeriggio volevo fare una diretta col mastro, finito di mangiare. Però una cosa tira l'altra, facciamo la passeggiata qua, facciamo la passeggiata là, non abbiamo fatto più niente. Certe volte si organizzano tante cose, ma non manca occasione, perché ora quello appena che si fa la messa a punto qua lo vedrete molto spesso, perché onestamente nel mio bagnetto che lo tengo così, ragazzi, è tanta roba. Cioè io sono sicuro, ragazzi, credetemi che si è divertito, perché io mi sono divertito da morire. E poi da questa parte avevo Antonio Lombardo che era emozionatissimo, pronto per scattare a piangere. La Dornetta emozionatissimo, il Cosimo pure. Io certe volte, credetemi, dice, ma da una rasatura può esserci questa emozione? Ragazzi, sì, perché io pensavo all'inizio che fossi l'unico fessacchiotto, e invece siamo in tanti che adoriamo questo mondo, ci piace condividerci queste dritte, queste chicche, e la cosa bella è che l'ultimo dopo un mese non diventa l'ultimo ma è il penultimo, perché poi dà il consiglio all'altro ed è una catena. Vi ricordo sempre, ragazzi, che finita la diretta passo il video su YouTube, portate amici sul gruppo Facebook, iscrivetevi al canale, non guardate YouTube, non guardate solo il video e non mettete mi piace, ma iscrivetevi pure al canale. Detto questo qua, ragazzi, ci vediamo all'improvviso. Fate i bravi, fanculi soldi spicci, vi voglio bene ragazzi, è sempre, come si dice, occhio alla penna.